All'orizzonte una grande luce viaggia nella storia, e lungo gli anni ha vinto il buio facendosi memoria, illuminando la nostra vita, chiaro ci rivela che non si vive se non si cerca la verità. Adesso vi chiamo per paese e voi rispondete con un urlo caratteristico. Monte Giorgio. Monte Milan Corrado. Mondaccone. Massa Fermana. Grotta Zolina. E ringraziamo tutti di cuore. E visto che questa sera parliamo di gusto, gustiamo davvero anche la bellezza di questo teatro, per cui la raccomandazione a rispettarlo e lasciarlo ordinato e pulito, meglio di come l'abbiamo trovato. Grazie. Noi siamo abituati a percepire ciò che ci circonda con i cinque sensi: vista, olfatto, gusto, udito e tatto. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo, ciò che era fin dal principio, ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo veduto con i nostri occhi. Ha ragione San Giovanni, la nostra prima ricerca è la gioia, la felicità. Negli incontri precedenti ci siamo soffermati sui primi tre sensi, visto, udito e tatto. La vista è il primo senso che utilizziamo quando conosciamo qualcuno. Prima ancora di stringergli la mano e di ascoltare il suo nome, lo guardiamo per fissare l'immagine del suo volto nella nostra mente. Capita delle volte di pensare a Dio e alla Chiesa come a delle entità che ci vogliono togliere il gusto della vita, il divertimento e la felicità che tutti cerchiamo. E spesso corriamo il rischio di subordinare la vita al motto prioritario: mi piace, non mi piace, mi gusta, non mi gusta. E spesso questi sono i criteri delle nostre scelte. Dal Vangelo di San Matteo: voi siete il sale della terra, ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà rendere salato? A null'altro serve che ad essere gettato via, calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo, non può restare nascosta una città collocata sopra un monte, né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere, perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa.
Ecco, allora facciamo insieme una piccola riflessione su questo brano che abbiamo ascoltato. Io faccio una domanda. Voi tutti avete ricevuto la Cresima. Lo Spirito Santo che scende su di noi non viene a mani vuote, porta i suoi doni. E sappiamo che i doni dello Spirito Santo, i regali dello Spirito Santo sono sette. Adesso guardiamo insieme le espressioni del film. Uno è Totò gli spaghetti dal film Miseria e Novità e l'altro è una espressione del film La Grande Buffata. La critica feroce alla società del benessere e dei consumi che finisce con il distruggere se stessa nel film La Grande Buffata. Caro Gesù, Gesù, è arrivato il momento di dirci addio. Se rimango con te devo rinunciare ai soldi, alle cose, a tutto quello per cui la gente si dà da fare. Se rimango con te devo diventare una specie di barbone che se non vive sotto i ponti poco ci manca. Se rimango con te, devo rimanere un poveraccio, che rinuncia a tutto quello che di bello offre la vita. E invece io voglio essere felice, libero e indipendente. E se non hai i soldi, la felicità, la libertà e l'indipendenza te le sogni. Adesso leggi la risposta che dovrebbe dare Gesù a questo ragazzo. Però prima di leggerla qualcuno vorrebbe rispondere? Ok, la leggo. Caro giovane, se la pensi così, fai bene ad andare lontano da me. Io non accetto gente che sta con me con il cuore stretto, con gli occhi tristi e il bambino che guarda con invidia i suoi amici mangiare gelato, mentre lui non ce l'ha. Ricordati però che io non ho detto beati i poveracci, ma beati i poveri. Allora, faccio un'intervista ad Enrico. Enrico, ci dici come ti chiami, se iniziamo a te, poi lasciamo la parola alla tua testa. Mi chiamo Enrico. Per chi non mi conosce, mi chiamo Enrico e sono un vice del cuore. Quanti anni hai, Enrico? Da quanto tempo svolgi il tuo lavoro? Allora, io ho 53 anni e svolgo il mio lavoro da 27. Io ho avuto la vostra età, avevo anche l'idea abbastanza chiara su quello che volevo fare. Mi volevo laureare, volevo un lavoro, volevo una sicurezza economica che mi permettesse di vivere per conto mio e di fare la mia vita, ecco, questi erano i miei obiettivi. Ringraziamo sia Enrico che la dottoressa Luciana per la loro disponibilità, perché avranno rinunciato anche ai loro impegni di lavoro e impegni familiari. Quindi ringraziamo per le loro testimonianze. E la gioia di cui parla la dottoressa, come esprimerla se non con un sorriso? Si può essere contenti gustando e diffondendo le comuni e vere gioie della vita, anche un semplice sorriso. Dare sapore alla vita, così come il sale lo dà alle pietanze, è stato oggetto di riflessione nella GMG del 2002 a Toronto. Ecco alcuni passaggi. E adesso, prima di vedere il filmato, dirà due parole ad Antonio. Sì, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera. E io, ecco, non so se... se veramente da parte vostra c'è il desiderio di vivere la giornata mondiale della gioventù diocesana. Quando c'è la giornata mondiale della gioventù diocesana? L'8 aprile? L'8 aprile sì o no? Chi dice sì? Ragazzi, ma io sto parlando con qualcuno che mi ascolta oppure no?
l'8 aprile c'è la giornata mondiale della gioventù in questa zona. Tutti i giovani della diocesi di Fermo, di cui io rappresento, verranno qui per vivere una esperienza di festa, con il vescovo, ma non solo. Chi di voi è stato ad esempio alla giornata mondiale della gioventù a Cracovia? C'è qualcuno? Io! Eccoli! A Cracovia. Chi è stato ad esempio in Brasile? C'è qualcuno in Brasile che è venuto con me in Brasile? Sapete la prossima giornata mondiale della gioventù dove ci sarà? Ma sapete benissimo. Sapete anche quando sarà? Sarà a gennaio del 2019. Chi vorrà venire a Panama? Alzi la mano. Chi vuole venire? Bravi. Sono contento. Quanto costerà andare a Panama? Pochissimo. Allora, io adesso vi dico semplicemente questo e vado via. Io dal 1997 che partecipo alle giornate mondiali della gioventù ed è bello vedere i giovani pregare, cantare, piangere, anche in confessioni in cui tu apri il cuore. E questo avviene soltanto in queste giornate, dove i giovani, senza distinzioni, credenti, non credenti, persone che bestemmiano, che imprecano, che mandano a fanculo, qualunque situazione di questo genere, sto parlando con voi, si ritrovano insieme e vivono un'esperienza con il Signore e insieme agli altri. Io vi invito a preparare bene questa giornata mondiale della gioventù che avverrà in questa zona e che ancora non si sa bene il luogo, ma voi sarete i protagonisti e accoglierete i giovani di tutta la diocesi. Si parla di un migliaio di persone. Io vi invito a credere e avere fiducia che questo incontro non serva soltanto per i preti come me, ma serva per ciascuno di voi, perché è bello ed è grande vivere un'esperienza insieme agli altri giovani con il Signore. Io vi auguro buona vita, mi raccomando, non fate cazzate e mi raccomando, ci vediamo. Quando abbiamo detto? L'8 aprile, tutti gagliardi, auguri e buon cammino, ciao! Ascolteremo le parole di Papa Giovanni Paolo II in occasione della dedica Dance View Park alla GMG di Toronto in Canada. Questa sera il Papa, insieme con voi giovani dei vari continenti, riafferma davanti al mondo la fede che sostiene la vita della Chiesa. Cristo è luce delle genti, Cristo è il sale della terra. Voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? C'è una canzone di Claudio Chieffo che dice: ma non avere paura, non ti fermare mai, perché il mio amore è fedele e non finisce mai. In conclusione di questo incontro, vogliamo lasciarvi questo messaggio. C'è qualcuno che veglia su di noi, non siamo soli. Cantiamo insieme, non siamo soli di Eros Ramazzotti. Che non sei più.
si dice che tutti i santi finiscono in gloria, e allora la gloria questa sera adesso è una piccola frugale cena che abbiamo preparato. E voi che state venendo, se volete che scendete le scale e a destra o a sinistra prendete posto dietro. Parate si dal mondo a todo il mondo, Cristo Gesù.